Il mio rapporto con il teatro è nato quando ho sempre amato il teatro, ho sempre amato il cinema. Fin da piccola ho approfittato di ogni occasione per vedere lavori teatrali a Cesena, al Teatro Bonci, e mi sono vista tutti i film che in televisione passavano quando ero piccola. Nicoletta Braschi, nella doppia veste di Emma, protagonista di Tradimenti di Pinter, in questi giorni in scena al sociale con la regia di Andrea Renzi, e in quella di Anna, nel film di Francesca Comencini, del 2004, Mi piace lavorare, Mobbing. L'attrice è stata al centro di un incontro pubblico al Cinema Nuovo Eden, prima della proiezione del film. Un incontro in cui ha parlato dei silenzi e delle parole, essenziali in entrambe le opere di cui è stata protagonista. I silenzi e le bugie di Tradimenti, in cui tradisce chi non ha raggiunto un equilibrio, chi non accetta il conflitto e tradisce se stesso. E poi i silenzi e le vessazioni cui è sottoposta la madre del film della Comencini. Per spiegare la vicenda al centro della pellicola, la Braschi, intervistata con Enrico Iagnello da Daniele Pellizzari, ha accennato nato l'etologo Conrad Lorenz, che per primo usa il termine to mob, assediare tumultuosamente, da parte di una folla. Nel caso di Lorenz si trattava di passeri che volevano estromettere dal gruppo un elemento della comunità. Nel caso del film, l'habitat è un ambiente lavorativo che cerca di disfarsi di un essere umano, con umiliazioni e atteggiamenti di sottile violenza. Un tema di grande attualità che un folto pubblico era desideroso di veder trattato sul grande schermo. Quindi il mio interesse è sempre quello di poter approfondire, poter sperimentare tutto ciò che è lontano di per sé da me.